Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla quindicesima puntata in stagione di Calcio di Rigore. Come sempre una puntata ricchissima di servizi, ma vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, buona serata a tutti voi. Abbiamo questa puntata pre-natalizia di Calcio di Rigore, dove davvero tantissimi servizi che andremo a vedere questa sera, partendo proprio con la partita relativamente a Progresso Rimini. Poi ci spostiamo nel campionato invece di promozione con Russi Fosso Ghiaia e San Pietro in Vincoli, Giovane Cattolica. Poi, come sempre, andiamo al di là del Fiume Tavolo con il campionato marchigiano, dove termina ancora in negativo il Gabice Gradara che perde contro l'Osimana. E poi ci spostiamo invece in prima categoria con il match relativo a Vis Nova Feltre a Petrakuta. Questa sera, poi, per chiudere, diciamo, questa prima parte di calcio di rigore, abbiamo la nostra rubrica relativa ai settori giovanili e andiamo a conoscere più da vicino proprio quello del Vis Nova Feltre. Oltretutto, come sempre, come tutti i lunedì, per interagire con noi 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp, poi aggiornamenti in tempo diretto sulla nostra pagina Facebook calciodirigore.official. Per chi di voi volesse rivedere le puntate in queste vacanze natalizie, www.romagnasport.com. E allora questa sera abbiamo una pedina in meno, però abbiamo un tris di ospiti, giusto Sì, Daniele? allora andiamo subito a presentarli e lui lo ritroviamo sempre con piacere, ovvero il vicepresidente Nuova Feltre Calcio, Giuseppe Mandrelli. Buonasera a tutti. Buonasera Peppo, come lo chiamano gli amici in maniera Buonasera Antonella. affettuosa. Salutiamo anche il centrocampista, ieri avversario del nostro amico Giuseppe Mandrelli, il centrocampista di Pietrakuta, Alessio Balducci. Buonasera a tutti. Ciao Alessio, grazie Ciao. anche a te. Andiamo a salutare infine il centrocampista, barra anche difensore perché è un giocatore Sì. d'utile, come Lorenzo Costa. Ciao Lorenzo. Buonasera. Ebbene, la prima volta anche per te, preparati che tra poco la nostra Veronica ti intervisterà su questa stagione così così per il Gabice fino a questo momento. Stessa Ah, cosa sì. dicasi anche per il Nova Feltre, invece sta andando bene per il Pietrakuta, anche se ieri si è laureato Alessio campione d'inverno Reggia Marina, no? Sì, ieri è andata purtroppo male, abbiamo perso 2 punti, ho guadagnato uno, diciamo, per come si era messa la partita, però ancora il campionato è lungo, quindi vediamo cosa ci si riserverà a maggio il campionato. Tra l'altro tu sei anche un ex, stai facendo un'ottima stagione a sentire anche mister Frignani, quindi davvero i complimenti questa sera sono doppi anche per te. Sì, quest'anno diciamo che sono partito molto bene, diciamo, le ho fatte tutte le partite quest'anno, però ecco, l'importante è la squadra. Speriamo di ritrovarci in questa posizione, se non di più, anche a maggio, ripeto. Andiamo a sentire anche Lorenzo. Lorenzo, tu invece per te un campionato nuovo, almeno per quello che concerne il Gabicci, un campionato di promozione molto difficile. Dopo questa sconfitta venuta anche ieri tra le mura amiche, com'è lo stato d'umore questa sera per te, in virtù anche della classifica, e dopo andremo ad analizzare con Veronica. Questa sera un pochino il mio stato d'umore è un po' come tutta la squadra, un po' basso, però dai, abbiamo adesso la sosta, speriamo di lavorare, come dice il mister, a testa bassa, a pedalare, cerchiamo di riprendere la strada che abbiamo lasciato 7 partite fa. Giuseppe, tu sei l'unico in grado in questo momento di tirare su Lorenzo, una battuta tua, il Nova Feltre anche in difficoltà come il Gabicce, però ieri dai, è arrivato un punto importantissimo contro i cugini del Pietrakuta. Un po' di felicità da parte tua c'è sicuramente. Ieri abbiamo preso un attimo di respiro, la partita è stata molto bella, hanno giocato molto bene, senza togliere che Pietrakuta è una grande squadra, però ieri forse si erano un po' spaventati di noi e li abbiamo un po' abbacchiati, abbiamo portato verso la fine con l'anticipo di un gol, poi dopo purtroppo è buttato fuori il giocatore. E sembra che ogni domenica siamo l'appuntamento per buttare fuori il giocatore e il dirigente. Speriamo che fra un po' cercheranno di calmarsi perché ormai siamo tutti fuori. Non è che ti buttano fuori anche a te fra un po'. Ma io ormai faccio parte dell'arredamento, è difficile. Faccio parte dell'arredamento, Però bene. diciamo, non è un modo questo perché siamo troppo nervosi, non riusciamo a fare gol. Anche ieri siamo mangiati dei gol, come anche il Pietrakuta ha avuto delle occasioni, però noi siamo stati, diciamo, più forti perché tanto abbiamo fatto una bella partita, Adesso impegnativa. Adesso che non è proprio d'accordissimo, non però è molto vabbè, d'accordo. abbiamo capito il tuo punto di vista. Abbiamo capito. Eravamo in 10, per fortuna che erano in 10 anche loro, ci siamo fatti il match così.
Senti, però... l'ultima battuta prima di andare ad analizzare categoria per categoria. La telecamera è lì, vuoi salutare in particolar modo qualcuno di Nuova Fetia? So che ci tenevi e so che c'è anche una cena importante giovedì con il presidente, la moglie e tutti i dirigenti di Nuova Fetia Calcio. Lì è la telecamera, sì, puoi salutarli. Io saluto prima di tutto il pubblico che era ieri è stato numerosissimo. Circa 500 persone. Piena, eccetera. E quindi ringrazio anche i dirigenti che sono danno sempre da fare, compreso il nostro presidente e la moglie che sono sempre molto attivi, e il resto noi purtroppo adesso ringrazio lì i nostri sponsor che ieri Fabri Piada ci ha offerto la piada per i ragazzi, e Masseri Enzo di Secchiano ci ha offerto il prosciutto, quindi siamo sempre dietro il movimento per creare, diciamo, anche qualche evento che ci porti qualche soldo nella società. Il resto, non mi dire di nuovo la tombolata di Natale, perché a Nuova Fetia ormai la sanno tutti questa cosa, no, qui. La tombolata noi non la facevamo, prima facevamo sempre una lotteria, quest'anno l'abbiamo fatta perché... E ti dispiace? Si impegna, no, ma si impegna anche troppo la squadra, i giocatori. E l'hai detto settore che... giovanile, quest'anno abbiamo... Sembra, ma sono 200 ragazzi. Tra poco... È un'industria. Adesso tra pochissimo, intanto... Prima di iniziare, intanto chiedo in regia se ci mandano la grafica relativamente all'ultima giornata del girone di eccellenza. Bene, no? Daniele, non possiamo non salutare l'assente di questa sera, il nostro Giacomo Alpini, che è influenzato a casa, giusto? E quindi gli facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Eh sì, perché tra l'altro ieri il suo Bellari ha pareggiato 2-2, regalando a Rimini nuovamente il primato in classifica, e Rimini è ufficialmente campione d'inverno, perché comunque dopo una settimana il Sasso Marconi ha lasciato proprio il posto in vetta al comando al Rimini Calcio, che ieri si è imposto per 1-0 sul campo del Progresso. Andiamo a vedere anche la classifica, in virtù di quanto detto in questo momento il Rimini, come vedete, comanda la classifica con un punto in più rispetto al Sasso Marconi. Fino alla fine se la giocheranno queste due squadre. In Massa Lombarda sta ripetendo un po' il campionato dello scorso anno, il Classe si può dire che sia la vera sorpresa, il Progresso anche è sulla farsa, è sulla stessa linea dello scorso anno, e via via tutte le altre. Occorre fare i complimenti anche alla Fiariccione, che comunque certo, è sesta in classifica, 30 punti, leggermente dietro la Savignanese, che sarà il prossimo avversario del Rimini, tra l'altro nell'anticipo di sabato 7 gennaio, quindi non si giocherà l'8 gennaio ma sabato 7 Savignanese-Rimini, che è appunto la prima partita dell'anno per quel che concerne il torneo d'eccellenza, girone B. E poi questa Marignanese con questa cura Montalti, che davvero sta conquistando numerose posizioni in classifica, chiude purtroppo per il nostro Giacomo e Bellaria Giamarina con 13 punti, fanalino di coda. Ricordiamo Argentana Corticella, che è una gara che deve essere recuperata, e il capocannoniere del girone Noselli del Sasso Marconi con 13 reti. Eh sì, tra l'altro Noselli era anche al centro di diverse trattative importanti. Il Rimini poi ha compiuto, diciamo, il boom per quanto riguarda il mercato in attacco, aggiudicandosi proprio lunedì scorso l'ex San Pierana Valori, che era momentaneamente alla Clodiense nel campionato di Serie D. Quindi complimenti davvero alla formazione biancorossa. Queste sono le immagini della partita di ieri. Chiaramente ci sarà un ampio approfondimento sul Rimini Calcio nel programma in onda questa sera alle 20.45, subito dopo calcio di rigore, ovvero con Sport Up. Saluti finali anche riguardo al futuro del Rimini, quello che è stato in questa stagione, dalla gestione dei Meis, la trattativa poi saltata con Longo, fino all'arrivo appunto di Giorgio Grassi, all'attuale timoniere, attuale patron del Rimini Calcio. Abbiamo conosciuto anche da vicino il giovane Boldrini, che è stato ospite nei nostri studi, il vicepresidente del Rimini. È una società che giustamente sta festeggiando in questo momento il primato in classifica. Ricordiamo anche la festa stasera in diretta al ristorante Frontemare di Rimini, dove saranno dati gli auguri ai tifosi, ai simpatizzanti biancorossi, ma anche a tutti i giornalisti che operano per la squadra biancorossa. Assieme ai giocatori ovviamente ci sarà anche la dirigenza. E qui Daniele invece ti controllano a vista, perché ti chiedono subito: come mai Emanuelino non c'eri a Secchiano, dove sei andato? Queste immagini che stai vedendo, per quel che concerne il Rimini, ero a Progresso a seguire i Rimini. Però c'è un'importante novità questa sera, per la prima volta, lo dico con orgoglio, sarà mostrata una
un servizio particolare per quel che concerne una squadra del calcio locale. Qui abbiamo il suo massimo esponente dopo il presidente, ovvero c'è il vicepresidente Giuseppe Mandrelli, un servizio particolare che lo vedrete a fine puntata quando per l'appunto parleremo di prima categoria. Rimanete con noi perché secondo me è una cosa unica a livello locale, ne vale davvero la pena guardarlo. Andiamo avanti, queste erano le immagini inerenti al Rimini, pregherei il nostro Stefano Sartini di farci vedere anche il prossimo turno. Avevo anticipato che sabato 7 gennaio si giocherà per l'appunto l'anticipo tra Savignanese e Rimini. Questa è una gara importantissima per il Rimini. Bellaria sarà chiamato a rispondere a quanto fatto di buono ieri sul campo del Sasso Marconi in casa contro il Sant'Agostino. Questa è una partita che riguarderà da vicino il nostro Giacomo. Classe Marignanese, altra partita importantissima perché entrambe le squadre sono in uno stato di forma ottimale, e in più c'è anche Massa Lombarda, gran amica, in più il Feariccione va, riceve in casa il Corticella. Bene, abbiamo detto tutto per quanto riguarda il campionato d'eccellenza. Corriamo un po' questa sera perché sono davvero tantissimi i servizi da vedere. Ci spostiamo in promozione qui, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini e del nostro Lorenzo Sartini. Andiamo a vedere un po' di risultati, Veronica. Ebbene sì, perché c'è questo Torconca che davvero non si ferma. Quindi Torconca Calcio Cotignola 2-1. Il Russi però conquista invece un altro pareggio contro il Fosso Ghiaia. Andremo a breve a vedere le immagini. Questo giovane Cattolica che piega invece San Pietro in vincoli. Anche il giovane Cattolica davvero sta emergendo in queste ultime battute. Il Tropical Coriano invece pareggia contro il Savarna. Guardiamo anche la classifica ricordando che le reti segnate in questa giornata sono 14, e 14 sono anche i centri del capocannoniere Farabegoli, del Ronco e del Vice. Per quanto riguarda invece la classifica, abbiamo il Diegaro che regna sovrano 41 punti, seguito dal Russia 37, il Torconca che, come dicevo prima, conquista davvero posizioni, terza in classifica 34 punti, subito seguito dal giovane Cattolica 33 in coabitazione con il calcio del Duca, e chiudono invece Savarna 15, Valle Sabbio 14, Bacchia Cesenatico 13, Fosso Ghiaia e Real Dovadola 11. E proprio qui stiamo seguendo da vicino in questa stagione sia il San Pietro in vincoli che il Russi. Tra poco vedremo il servizio del Russi perché il nostro Luca che ci manda le immagini, il nostro operatore, è abbastanza preoccupato. Avendolo commentato sono preoccupato anch'io, perché comunque il Russi l'abbiamo conosciuto che aveva fatto un filotto di partite importanti, 24 punti nelle prime 8 giornate, quindi le aveva vinte davvero tutte. Poi ha iniziato a calare un calo fisico che ci può stare. Ricordiamo che il Russi è una neopromossa. Sì. Allora li andiamo a vedere proprio da vicino, cosa dici? Dai, andiamo subito a vedere quello che è successo a Russi. Un Natale più da falchetti che da Arena. Mentre i russi dovrebbe regalarsi il secondo posto dietro il Diegaro per tentare nel 2017 di riprendersi lo scettro, inciampa nuovamente tra le muramiche contro il fanaio di coda Fosso Ghiaia. E pensare che gli ospiti giocano bene, ribattono colpo su colpo, riuscendo nonostante lo svantaggio a raddrizzare a 5 dal termine una partita che si era complicata dannatamente. Ora, data la sconfitta del calcio del Duca, incalzano i ravennati Torconca e la stessa giovane Cattolica. L'inizio da mettersi le mani tra i capelli quando al tiro va Ibricic. Più preciso il Fosso Ghiaia che con Sov tenta l'affondo prima del tempestivo recupero della difesa di casa. Ancora con l'arma del contropiede gli ospiti pungono, arrivando a colpire il pallone con lo stesso Sov, ma Casadio blocca senza problemi. Da una punizione guadagnata da Grimellini, Babini scalda i guantoni a Francesconi. Lo stesso Babini dalla distanza reca più di un brivido all'estremo ospite in chiusura di prima frazione di gioco. Nella ripresa il copione rimane invariato almeno in principio quando Fabri chiama la deviazione Francesconi prima che la difesa bianconera sbrogli definitivamente la situazione. Azione Made in Italy dall'altra parte, firmata Taddei Mazzoli, ma quest'ultimo davanti a Casadio manca l'appuntamento con il gol. Ibricic di forza nell'altra area mette alla prova i riflessi di Francesconi, che respinge distinto. Il portiere sembra rendersi due minuti più tardi sul destro a giro dello stesso Babini. La sfera si alza di un niente sopra la traversa, senza subire per giunta nessuna deviazione. Il Fosso Ghiaia, da ultima della classe, gioca con la regola dello scacciapensieri, rendendosi temibile con due conclusioni dalla distanza neutralizzata a Casadio, l'ultima delle quali da brivido. Ma quando la partita sembra mettersi su binario parallelo, ecco che Babini decide di viaggiare in prima classe, raccogliendo in area di rigore un pallone vagante gettato in rete con istinto d'animale puro. 1-0 e festa arancione. Quando i falchetti sembrano prendere il definitivo volo, ecco che dall'altra parte di pallone decide di decollare. Taddei lo aggancia e batte nell'area piccola l'incolpevole Casadio. 1-1 e incredulità tra gli spalti. E mentre al cielo si alza l'urlo russi russi, Sov sventola la propria bandiera, o meglio il suo colpo di testa tra i guantoni di Casadio, mentre Giordani dall'altra parte imbocca Francesconi. L'ultima emozione del 2016 arriva da Taddei, che tiene accesi i nervi dei russi fino all'ultimo. Casadio blocca, ma no senza la consapevolezza che quella tranquillità da leader sia sparita.
Ora per i russi occorrerà prendere esempio dal Foscio Ghiaia, regola dello scacciapensieri, perché dopo tutto da neopromossa un campionato così era da sogno. Ora che si è in gioco occorrerà riorganizzare le idee per giocarsela fino alla fine, Diegaro permettendo. E dunque sì, perché comunque il Diegaro lo scorso anno, come il calcio del Duca, l'abbiamo più volte ridetto in questa trasmissione, sono le vere sorprese di questo campionato. L'anno scorso lottavano per la zona retrocessione, quindi per la zona rossa, invece quest'anno, anche in virtù di una campagna acquisti estiva molto importante, si sono ben attrezzate e hanno dei giocatori che chiaramente possono fare la differenza in questo campionato. Quale potrebbe essere la delusione di questo girone? Si era parlato del coreano, di Achille Fabbri, abbiamo avuto la scorsa settimana anche il direttore sportivo, gentilmente invitato anche da te, che ha risposto, ha messo un po' di colpe, ha detto della sua inesperienza, perché comunque era il primo anno da direttore sportivo, ammettendo appunto che il coreano rispetto allo scorso anno sta facendo tutt'altro che il campionato di vertice. Però ci può stare, anche perché comunque la piazza di coreano è una piazza importante che saprà riprendersi, questo almeno è il nostro pensiero, le nostre considerazioni. Vedremo appunto anche con il passare delle giornate se sarà così o meno. Io direi, Veronica, che un'altra sorpresa di questo campionato, vedendo anche la classifica che c'è in questo momento, noi l'abbiamo citato sia nel servizio che anche in quando tu leggevi i risultati classifica, sì, le squadre più o meno della tua zona, dove risiedi, esatto, no? Questo Torconca ha 34 punti, questa giovane Cattolica ha 33 punti, che comunque entrambe avevano iniziato il campionato diciamo un po' con un profilo basso e poi man mano invece hanno accelerato, si trovano momentaneamente in terza e in quarta posizione. Occorre fargli davvero i complimenti. Tanti complimenti. Allora, a proposito di giovane Cattolica, Daniele, cosa dici? Andiamo allora a vedere il servizio relativo a San Pietro in Vincoli, giovane Cattolica. Perfetto. Quarto posto in classifica, 33 punti per la giovane Cattolica, meno uno dalla terza, esattamente dai cugini di mare del Torconca. La soluzione però non sta nell'acqua, ma bensì il presidente Visino rappresenti la ditta Soluzione Acqua. La sua formazione trova la soluzione in campo, per giunta niente acqua ma solo sole, quello che bacia i colori giallorossi, che compiono l'impresa in esterna sul campo dell'ostico San Pietro in Vincoli, che non riesce proprio a dare continuità alla sua stagione. A fare di un boccone dell'avversario è già il Cattolica in avvio, che con il suo miglior mangiatore alias Magnani va al traversone per Angelelli, che rovesciata mette alto. Il San Pietro prova a creare, ma d'azione confusa arriva l'uscita tempestiva di Venturini e danni di Baldinotti. L'ultimo arrivato in casa dei Verdi, un certo Baiani, prova a colpire, ma Venturini non corre rischi, come del resto fa buona guardia sul tentativo di Migliaccio, accompagnando la sfera con lo sguardo sopra la traversa. Del resto, se anche Barzan qualche minuto dopo risulta impreciso, bisogna fidarsi alla buona sorte quando dall'angolo Guerra colpisce sì di testa, non trovando però il bersaglio. Il Cattolica gira la ruota, trova la soluzione che non è acqua ma è a fondo, come quello che accorre al minuto 27 quando Sassi sbaglia il rinvio e Casadei affonda a Brini. L'arbitro a questo punto decreta il calcio di rigore. Dagli 11 metri Casolla trasforma il penalty, spiazzando Sassi e dimostrando che anche dal dischetto ci sa fare, mostrando una Casolla grande così. La giovane Cattolica insiste quando al 34esimo sugli sviluppi di un cross di Angelelli, Magnani arriva a liberarsi ma la sua girata finisce a lato. Punizione dalla parte opposta, Migliaccio chiama la presa Venturini. In chiusura di tempo, triangolo tra Brighi e Magnani con tiro finale di Brighi nuovamente fuori. Nella ripresa Zanzani prova a pungere ma sul controcross la difesa cattolichina libera. Proprio i giallorossi vanno vicini al raddoppio quando Magnani, servito dal cross di Angelelli, colpisce il palo. Il San Pietro si affida al proprio santo quando di testa Migliaccio inquadra sì il bersaglio, ma Venturini para. Dall'altra parte gli ospiti nuovamente in avanti con Tinti, che una volta entrato in aria, anziché mostrare la tinta unita, pennella un arcobaleno calciando il pallone al cielo. Altra botta tentata questa volta da San Pietro, ma il rimpallo favorisce Venturini in uscita. L'ultima emozione arriva da uno svarione della retroguardia di casa, che mette in moto Ceramicoli, che, usufruendo del proprio cognome, crea quella ceramica che riproduce il pallone che viene utilizzato per rivestimenti per muri e pavimenti di abitazioni vicine al campo. Il San Pietro perde terreno, mentre a gioire è proprio il Cattolica, quarto posto in classifica, e ora sognare si può rispetto a quello che avevano vissuto i tifosi cattolichini nella scorsa stagione. Ebbene sì, fu un campionato difficile con la scorsa stagione, con un'amarezza come la retrocessione conosciuta come il mister Bobo Gori, ma comunque volevamo anche dire ad Alessio, è stata una fortuna non avere in prima categoria il giovane Cattolica, vedendo come si sta comportando. Ma sì, sicuramente, l'anno scorso mi ricordo che ci ha messo parecchio in difficoltà sia all'andata che al ritorno, ed ha ottime individualità come Casol, quindi è una squadra sicuramente pericolosa e che sta facendo un gran campionato anche quest'anno, come la Stella, ho visto, che mi aveva impressionato anche l'anno scorso, e quest'anno si sta replicando.
Lorenzo, ti piace questa nuova costruzione di questo Cattolica con l'asse Visino, Mancini? Sì, penso che il Cattolica sia una buona squadra per la promozione, l'ha dimostrato anche l'anno scorso in prima categoria che è una squadra forte, poi come ha detto lui c'è delle buone individualità, quindi può fare di sicuro un buon campionato. Ebbene, con l'ausilio del nostro Stefano Pappini andiamo a vedere il prossimo turno nel dettaglio, così vediamo un po' anche le sfide che riguardano da vicino la giovane Cattolica e il Torconca. Eccolo qui, la grafica ci aiuta, ma c'è anche un Gatteo Gambettola che comunque è una bella partita, soprattutto per il Gatteo che deve rispondere un po' a una classifica che si fa abbastanza pesante in questo momento rispetto a come era partita. Poi abbiamo giovane Cattolica Russi, che sicuramente è una partita di cartello, poi abbiamo anche la Stella che sarà impegnata sul campo del Cotignola e poi vediamo i Torconca impegnata sul campo del Savanna, anche il Savanna alla ricerca di punti salvezza, per ultimo vedete anche Valle Savio, Tropical Coriano, e qui ci sarà la prima vera risposta di Achille Fabbri anche nell'anno nuovo per far sì che il Coriano possa risalire piano piano la china. Ebbene, rientriamo in studio, noi ci fermiamo per un minuto e mezzo dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo promozione marchigiana con la nostra Veronica che interrogerà il nostro Lorenzo Costa. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo, diglielo a tua moglie. C'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa. Una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mosciorbole, mosocime, mosciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Trovi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti in botta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Fabri Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Ben ritrovati, quindi vi ricordo l'appuntamento alle ore 20.45 con Sport Up, tutto sul Rimini Calcio, particolari approfondimenti, il dopo gara di ieri della partita di Progresso Rimini, ma anche ovviamente la gara e tutti i servizi relativi all'annata 2016 e alla prossima, anche 2017, con una prospettiva futura. Te la parola, Veronica. Ebbene sì, allora ci spostiamo nel campionato di promozione Girone A Marche, 14esima giornata, questi i risultati, 1-1 tra Atletico Alma e Vigor Senigallia, stesso risultato anche tra Audax Piobico e Villa Musone,
Gabice Gradaro Osimana 1-2, 1-1 anche fra Ilario Lorenzini e FC Senigallia, Moio Vallesino Laurentina 1-0, l'Olimpia Marzocchia viene fermata praticamente dal Nuova Real Metauro sullo 0-1, davvero questo è stato un po' il risultato a sorpresa di questa giornata. Poi abbiamo Passatempese Belvedere 0-2 e Valfoglia Vigor Castelfidardo 2-1. Vediamo anche come si conclude la classifica in questa prima parte di campionato, dove troviamo campione d'inverno l'Ilario Lorenzini, che è anche la squadra con il minor numero di sconfitte, solamente una. In zona playoff Atletico Alma, Moie Vallesina, che vanta invece il maggior numero di vittorie, ben 8. L'Olimpia Marzocca perde la vetta, vanta però il miglior attacco, 28 centri. Poi abbiamo Vigor Castelfidardo a 19 punti con la migliore difesa. Chiudono in zona playout Valfoglia, Nuova Real Metauro, Gabice Gradara, Belvedere e poi il fanalino di coda Audax Piobbico. Le reti segnate in questa giornata sono 16 e il capocannoniere del girone è Denis Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 12 reti. E allora direi che possiamo subito andare a vedere quello che è il servizio relativamente a Gabice Gradara Osimana e poi lo commentiamo con il nostro Lorenzo Costa. Crisi di risultati e zona playout per il Gabice Gradara, che incassa la settima sconfitta stagionale, la quarta consecutiva ad opera dell'Osimana, e chiude la prima parte di campionato a 15 punti. Lunga lista degli assenti per mister Cangini, Muratori, Rossi, Sabatini, Facondini e Tebaldi. Nota positiva il buon esordio dell'attaccante Nicolò Marchetti. Un primo tempo con emozioni al contagocce, partita vivace a centrocampo ma meno negli ultimi 16 metri. Al quinto l'Osimana con pericolo che prova ad incrociare, palla out. Al decimo Ceramicola viene atterrato in area da Ferri ed è calcio di rigore. Ad incaricarsi della battuta Cesaroni, che spiazza Vaccarini siglando così la sua prima rete stagionale. Neanche il tempo di gioire, azione fotocopia ma a porte invertite. Costa atterra Ferri e sono gli ospiti ad avere la chance del pareggio dagli 11 metri, pericoli, non sbaglia. Poco accade sino al 27esimo con Simoncelli che mette al centro questo pallone, ci arriva Marchetti che deposita in rete ma il gol è annullato per fuorigioco. Con il tentativo poi di Arduini al 33esimo si chiude la prima frazione. Pronti via ed è l'Osimana ad andare a segno, la sponda di Postacchini e un assist per Ciaramitaro che sotto porta gonfia il sacco. Gabice Gradara 1, Osimana 2. Ospiti sugli scudi, al 12esimo viene innescato pericolo che va via in velocità, lob tentato ma Palazzi con la mano di richiamo compie il miracolo. Al 16esimo allora Costa da calcio piazzato costringe Vaccarini a rifugiarsi in angolo. Ancora Giallo Rossi in agguato al 20esimo, prima Arduini, poi Palazzi a disinnescare. Mentre cresce il nervosismo in campo, il Gabice Gradara cerca e trova la via del gol con Ferrani, ma la sua rete viene annullata per un fuorigioco inesistente. Sfida intanto di punizioni tra gli ospiti e i locali con Cesaroni che al 38esimo gira invece che piazzare. Il finale vede l'arrembaggio dei giallorossi, squadre allungate e rosso-blu che rischiano il tracollo. È prima il Legno ad evitarlo al 44esimo, poi al 47esimo e invece la mira che viene a mancare. Almagi Osimana batte Gabice Gradara 2-1, testa al nuovo anno che dovrà portare con sé una sterzata in positivo di prestazioni e di risultati per i rossoblù. E allora Lorenzo, abbiamo visto la gara di ieri, volevo chiederti intanto se volevi aggiungere qualcosa relativamente al commento che ho fatto e poi ti chiedo invece, dall'ottava giornata qualcosa è cambiato e qualcosa è cambiato in negativo, si è chiuso insomma con il segno meno questa stagione, cosa è successo? Sì, purtroppo dalla settima e ottava giornata sono venuti a mancare i risultati. Secondo me dobbiamo cercare di ritrovare un pochino più di serenità e dobbiamo cercare di uscire da queste sabbie mobili. Senti, si mormora, intanto rassicuro i tifosi che comunque mister Paolo Cangini è riconfermato, si mormora insomma che questo Gabice Gradara, diciamo che percentuali di tiro un po' troppo basse, ecco, cosa rispondi a questo?
Che guardando anche la classifica, le reti fatte sono poche, purtroppo per i nostri attaccanti magari non gli arrivano così tanti palloni, un po' di demerito di tutta la squadra, diciamo. Ecco, c'è molto da fare però per quanto riguarda invece voi difensori, specie anche per Palazzi, che ricordiamolo che ogni domenico e sabato praticamente para dei gol quasi già fatti, no? Esatto. Sì, esatto, Mino è un ottimo portiere per la categoria e spero anche lui almeno continui su questa strada. Senti, voi vi siete dati una motivazione di come mai è arrivato questo blocco? Dipende dall'avversario, dipende dal fattore della nuova categoria, dipende, non so, dal gruppo, qualcosa si è interrotto? No, niente di tutto questo. Io penso che dopo che non vinci per due mesi è un pochino fatica a livello mentale riprendere il cammino che avevano lasciato. Spero anche questa sosta ci faccia ricaricare le pile a livello mentale e fisico, che anche il mister ci faccia lavorare tanto. E così. Senti, che impressione hai avuto del nuovo arrivato Marchetti ieri? È un giovane che si è allenato con noi da martedì, quindi ha fatto 3 allenamenti. Non è mai facile essere buttato nella mischia così. Comunque anche ieri si è impegnato abbastanza. Spero che ci possa dare una mano, credo che ci darà una mano. Anche perché ricordiamolo che domani, dopodomani, si dovrebbe operare William Muratore, giusto Lorenzo? Sì, Willy si deve operare. Si deve operare il menisco, dai, starà fuori solo un mese, speriamo. Facciamo anche lui gli auguri, dai, sì. al bomber Muratore. Senti, Lorenzo, ti volevo chiedere invece, la squadra che ti ha un po' più impressionato invece? La squadra che mi è piaciuta di più a livello di gioco è il Marzocca. Invece come compattezza mi è piaciuto l'Atletico Alma, infatti è seconda. Anche l'Iraro Lorenzini, che è prima, è un'ottima squadra. Senti, quali sono un po' i propositi per il nuovo anno, che vi siete anche detti magari in spogliatoio o con il mister? Propositi per il nuovo anno è migliorare la nostra classifica, migliorare le nostre partite, perché si vede che quello che stiamo facendo non basta, diciamo. Senti, ti abbiamo visto in versione difensore, in versione centrocampista, in versione praticamente attaccante esterno, prossimo anno anche portiere, cosa ti manca? Quest'anno i ruoli li ho fatti un po' tutti, ma mi trovo bene in tutte le parti del campo, diciamo, non è un problema, parlo con mister così non c'è nessun problema, cerco di adattarmi, aiutare i compagni e la squadra che viene prima di tutto. Senti, un vero e proprio jolly, quindi complimenti a te. Perché comunque una duttilità davvero molto molto importante. Intanto chiedo in regia se ci mostrano il prossimo turno. Eccolo. Dove salite? Qua. Dove salite? Vediamo. E allora abbiamo praticamente questo FC Senigallia, che ricordiamo chiuderà il girone di andata per quanto riguarda il campionato di promozione Girone A, e poi abbiamo l'Olimpia Marzocca che se la dovrà vedere invece con il Belvedere, Nuova Real Metauro Atletico Alma e poi l'Audax Piobico contro l'Osimana. Quindi insomma anche qui davvero sì, bisogna ripartire sicuramente, Lorenzo, con il piede giusto e sicuramente con una verve migliore, anche perché i tifosi ci tengono, come hai visto anche ieri, nonostante i risultati negativi erano comunque tanto tanto presenti sugli spalti. I tifosi, come mi hanno detto anche l'anno scorso, sono straordinari, vengono anche a trovarci negli spogliatoi, sono tutti ragazzini, a noi ci fa molto piacere e speriamo che ci sostengano così fino alla fine, hanno detto che lo faranno. Senti, un saluto a Babbo Costa che ti segue sempre, lo facciamo? Sì. salutiamo anche noi. Molto appassionato. Allora, adesso ci spostiamo dalla promozione marchigiana in prima categoria per l'esattezza Girone Romagna, Girone H. Andiamo a vedere appunto i risultati di ieri, ci aiuta proprio il nostro Stefano Papini, l'importante vittoria del Sant'Ermete per 2-1 contro il Granata, torna al successo la formazione del presidente Martino, il pareggio come detto tra Nova Feltia e Pietracuta, l'Igea Marina che diviene campione d'inverno proprio in virtù anche del pareggio tra le due formazioni della Valmarecchia, in fondo alla classifica torna ad emergere anche il Poggiobene. Andiamo a vedere proprio la classifica dopo quest'ultimo turno, vedete appunto l'Igea Marina campione d'inverno, più 4 sul Pietracuta, il Verrucchio che continua a essere la terza forza del campionato, via via tutte le altre con Vis Misano e Granata che tra l'altro non conosceva lo stop da oltre 2 mesi, si è arreso proprio ieri alla formazione del Sant'Ermete. Ebbene,
Dicevo prima, appunto, un servizio particolare. Due cameraman per il derby della Valmarecchia che si giocava dopo 10 anni. Andiamo a vedere allo stadio comunale di Secchiano quello che è successo tra Vis Nuova Feltia e Pietracuta. Servizio. Splendida accoglienza di pubblico a Secchiano per il derby tra Nuova Feltia e Pietracuta. Finisce in parità, una gara combattuta e agonisticamente valida che accerta la reazione dei locali dopo gli ultimi risultati negativi e la determinazione degli ospiti, non brillanti sul piano del gioco come in altre occasioni, ma con qualche rimpianto per i due legni colpiti nel primo tempo. Ma c'è da dire che di mezzo c'è stato il cuore dei ragazzi Dennis Guerra e quel calore dato da una tifoseria forse unica nel suo genere che dal 2011, anno di fondazione di questo club, segue la propria squadra con passione, senza far sentire la propria anche nei periodi di Natale, quando si richiedeva, nonostante la festa paesana, di poter giocare la partita al comunale di Nuova Feltria. Così non è stato, fumogeni a portata di mano, giallo-blu, urla, piccoli bambini a supporto e sventolio delle bandiere e dei bandieroni, perché 500 anime in un derby che non si giocava da 10 anni sono tanta cosa, in una Romagna forse dimenticata da qualcuno, ma che, come diceva Tonino Guerra, l'ottimismo è il profumo della vita. Deve avvenire respirata troppo di buona sorte il buon Fratti quando dopo 2 minuti apre le danze esibendosi in un doppio palleggio spettacolare in area di rigore, il cui tiro di sinistro è respinto dalla traversa. Con l'ausilio dei due cameraman d'eccezione per l'occasione, Lisa Drudi e Paolo Arcangeli, ci gustiamo i replay giocando in questo servizio con la Cam 2, cercando di scovare le particolarità delle azioni. Per l'ex novasecchiano il gol non arriva. Sul proseguimento dell'azione viene chiamato alla parata a terra il portiere Ronci. Al 5° minuto risponde Nuova Feltia con Tommaso Raffaelli. La Sanni sbaglia lo stop sul retropassaggio di un difensore, ma poi mura il tiro dell'attaccante locale, che forse pecca di freddezza. Altra ghiotta occasione per i locali al 17° minuto con la punizione dell'ex Fabrizio Cupi, che serve un altro ex Gabriele Raffaelli, cui colpo di testa a 2 passi termina al lato. Dalla parte opposta Ronci è chiamato a smanacciare una pericolosa situazione in area di rigore, ma la gara si sblocca esattamente al 39° minuto. Aloy tocca di mano in aria e viene espulso per doppia ammonizione. Le proteste sono continue, ma l'arbitro rimane impassibile. Rigore per il Nuova Feltia. Dal dischetto Mattia Stefanelli si ripresenta dopo aver sbagliato il rigore a Riccione nell'occasione con lo Sponticciolo, ma dopo averne anche già realizzati 2 in stagione. Il nazionale sammarinese non perdona, fredda la Sanni, sigrando l'octavo centro in stagione, il terzo dagli 11 metri. La gioia per lui e i compagni è incontenibile. Usiamo la Cam 1 ed infine la Cam 2 per vedere i momenti di gioia. Parità numerica tra le squadre ristabilita a fine tempo con l'espulsione di Federico Ceccaroni, reo di una brutta entrata sull'avversario. La seconda stagione, tra l'altro, dopo quella ottenuta sul difficile campo dell'Igea Marina. L'arbitro estrae prima il giallo, poi dopo incessanti proteste rosso-blu richiama a sé l'attenzione del centrale difensivo di casa e lo allontana, anzitempo, dal terreno di gioco. Sul proseguimento dell'azione, nel recupero, Alilai supera Gabriele Raffaelli. Il palo evita a Ronci la capitolazione. In sottofondo si sente anche il suono del legno colpito dall'attaccante, al secondo anno, tra l'altro, in maglia rosso-blu, una scommessa del DS Sandro Conti. Inizia la ripresa e Nuova Feltia vuol difendere il vantaggio. Pietracuta all'assalto del pareggio per riequilibrare un match dove i rossoblù sono apparsi leggermente sottotono. Proprio nelle prime battute Stefanelli pericoloso con una pregevole girata al volo che termina fuori. Ancora l'attaccante sammarinese pericoloso al 50° da fuori aria che non inquadra la porta difesa dalla Sanni. Proprio il replay ci mostra l'arma del nazionale sammarinese. Diventa verde come la maglia quando si arrabbia, si trasforma nell'incredibile Hulk e forza fisica fa la da padrona. Peccato per lui che in questo caso non inquadra il bersaglio. Il Pietracuta intensifica a questo punto gli attacchi nel finale, una punizione di Balducci termina alta, Ronci controlla la situazione. L'80° il pallonetto di Fabi dal limite dà solo l'illusione del gol, con Ronci come da replay che accompagna la sfera sopra la traversa, essendo sulla traiettoria, ma nel rialzarsi quasi non ci crede neppure lui. Nel frattempo viene allontanato per proteste l'assistente numero 1 Bilancioni, guai a definirlo assistente numero 2, espulsione immediata e allontanamento dal campo anzitempo. All'85° l'11 di Fregnani trova il pareggio, punizione calciata da sotterra in area per Alilai che arriva sul fondo e crossa sul secondo palo dove rompe Baschetti, pronto alla deviazione, vincente. Festa grande per i Pietracute e sogno spezzato per il Nuova Feltia che aveva cullato più di un'ora l'idea di portare a casa l'intera posta in paio. Il replay ci mostra la deviazione vincente sotto misura di Baschetti per l'1-1 finale, ma prima del triplice fischio Fratti prova a lasciare il segno su punizione, ma all'89° la potente bordata da 35 metri termina fuori, anche se
Ronci passa più di un minuto da brivido. Bollo plastico, ma sfera sul fondo. Ultimo sussulto targato Nova Filtri al 94esimo, con Pilotto che di testa impegna l'attento Lassagni, costretto alla deviazione in corner. Non fortunato, l'ex attaccante dello Scott 2M con Nova Filtri ha siglato i gol vittori questa stagione con il Villalta. Pareggio giusto, Nova Filtri oltre l'ostacolo ci mette cuore, voglia e determinazione. Il Pietracuta è apparso troppo superficiale e teso in un derby dove forse si pensava di uscire con i tre punti. A beneficiarne è Ligia Marina che allunga in classifica proprio sui rossoblù, laureandosi campione d'inverno a fine girone d'andata. A triplice fischio finale, tutti contenti, manco a dirlo ai due allenatori, sentiamoli. La squadra ha sofferto il Nova Filtri nel primo tempo, anche se non abbiamo concesso molto perché il rigore loro. Potevamo gestire la superiorità numerica, invece non abbiamo né gestito né la superiorità numerica né il risultato. Però non abbiamo giocato bene, non è il nostro modo di giocare. Ebbene, questo era il servizio particolare con due molto camere. Belle, immagini molto molto belle, davvero. Un'idea innovativa, no? Per il calcio locale penso che siccome che qualcuno si è avvalso lo scorso anno dell'idea dell'originalità, facendo un articolo, compiacendosi da solo, noi diciamo invece che le idee si sono rubate, si sarà rubata certamente anche questa, facendo una battuta ovviamente. Alessio Balducci, per gli amici Talpa, personalità da vendere. Come mai ti chiamano Talpa? Perché? No, questa è una storia lunga che viene da quando giocavo ancora nel Nuovo Marecchia, quindi ti parlo di 10 anni fa ancora, quindi è una storia vecchia che però me la sono portata avanti, sono andato a giocare a San Marino, me la sono portata anche, la voce è arrivata fino lassù, quindi mi accompagna da 10 anni ormai. Bella quell'immagine dopo il gol che molto, tu molto, prendi, molto. Quello, sì, quello è un sì. Omaggio che ti hanno... Ci tenevo a questa partita, però... È un punto guadagnato per me, per come si era messa la partita, diciamo. Senti, quest'anno ci stanno scrivendo tantissimi dirigenti del Pietracuta, perché come tu saprai lo scorso anno vi abbiamo seguito e molto c'è anche il vostro amico affettuoso, lo chiamate Puzzetta, credo che lo chiamate. Oddio, non Puzzetta? È il nostro, è il custode, Bucci. Buzzi. Scrive sempre, forza Pietracuta, Pietracuta ti imbotta, ecco, da dirigenti sì, appassionati sì. Come lui. Salutiamo Sandro Conti, salutiamo Delio Guerra. Cosa ti senti di dire? Sappiamo che il Pietracuta in questo campionato è stato costruito, diciamolo pure, per vincere, no? Sì. Tu cosa puoi No, dire? Io della società non posso dire niente. Per me è come una seconda famiglia, mi trattano sempre benissimo, è come sentirsi a casa. Quest'anno sì, come hai detto te, abbiamo una squadra per puntare in alto. L'anno scorso, secondo me, non avevamo la squadra, diciamola fino in fondo. Quest'anno invece sono tornati Gianni, Lasagni, Fabbri che sta facendo un bellissimo campionato, quindi abbiamo tutte le potenzialità per vincere o per arrivare ai playoff. Sono tutti più o meno della tua stessa età, hai sì. Giocato nel Nova Filtri, sta attraversando un periodo difficile, comunque ricordiamo che non è neopromossa. Cosa ti senti di dire a Dennis Guerra e ai tuoi amici? Ma anche Dennis, oltre che allenatore, è un grandissimo amico, quindi come ha detto il mister in un'intervista Fregnani, l'allenatore deve essere fatto lavorare in tranquillità. Quindi con calma, chiaramente è una neopromossa, quindi deve avere il tempo per ambientarsi nella categoria, perché ricordiamo che tra prima categoria e seconda categoria per me c'è un abisso. Bravo. Quindi esatto. ci vuole del tempo e i giocatori si devono ambientare, anche perché sono tutti ragazzi del posto, quindi ottimi giocatori, e quindi chiaramente per me dovrebbero avere una classifica diversa da quella che hanno adesso. Però il campionato ancora è lungo, sia per noi che per loro. Andiamo a vedere con l'ausilio del nostro Stefano Papini il prossimo turno e poi finiamo con il settore giovanile. Questa sera andiamo a scoprire la Vis Nova Filtri Calcio. Volevo poi far intervenire anche il nostro ospite Giuseppe Mandrelli, proprio per complimentarsi anche con il presidente Thomas Grazia, che è salito in sella solo nella scorsa estate. Questo è il turno di eccellenza, chiediamo il turno di prima categoria, c'è un errore in grafica, però me lo ricordo io a memoria, non c'è problema, rimanete fermi, mandatemi tra poco il servizio relativo al settore giovanile, me lo ricordo io. Allora, Nova Filtri, parlavamo per l'appunto, sarà impegnato, si rigiocherà dopo circa un mese, quindi l'appuntamento sarà al 15 gennaio, Veronica, il Nova Filtri sarà impegnato in casa con il campo in casa contro il Colonnella, invece il Pietracuta in campo sul campo della Polisportiva Romagna, giusto? Sì. A memoria, ho un'ottima memoria. Va bene. Allora, ritorniamo dopo un po' di tempo, perché lo scorso anno ci avevano fatto i complimenti un po' tutti, perché anche qui siamo stati originali nel trovare appunto diciamo un escamotage, quello di andare a trovare le squadre dilettantistiche, curare il proprio settore giovanile. Qualcun altro a loro modo lo sta facendo, e anche questo è un'altra cosa che
dato che qualcuno questa settimana si è al basso dell'idea dell'originalità, cosa non vera, ci è stato copiato. Mi dispiace anche per questo, ma dall'altra parte se ci copiano significa che stiamo lavorando bene. Sono cose sicuramente positive. Che sono cose positive. Va bene, allora andiamo a scoprire per gli amici della Vallata il servizio inerente al settore giovanile del Nuova Fetta Calcio. Era da anni che se ne parlava, ma alla fine, per un motivo o per un altro, non si era mai trovato il bandolo della matassa. Questa volta è diverso: a Nuova Fetta è stata ottenuta una fusione importantissima per i giovani della Vallata. Via gli steccati del campanilismo tra i paesi confinanti, in particolare nel calcio, ecco un accordo su larga scala tra il settore giovanile del Nuova Fetta Calcio, società rappresentata dai fratelli Ivan e Alberto Ricci, e la Vice Nuova Fetta Calcio, società raffigurata attualmente dal presidente Thomas Grazia. I Nuova Fetta, ovviamente, ma anche la Vice Nuova Fetta Calcio, si sono più volte sedute a tavolo. Era praticamente annunciato e mancavano i cosiddetti dettagli, quelle minuzie che restano oggetti indefinibili, quelle riflessioni da concedersi magari ripassandosi la struttura dell'operazione per capire se effettivamente ne sarebbe valsa la pena, per non buttare al vento anni di sacrificio, di organizzazione, di ottimi risultati conseguiti alla guida del progetto Giovani. È successo, e però prima ancora che si sapesse in giro occorreva aspettare l'ufficialità. Nell'attesa, procedere per gradi, ricevere il consenso ai diretti interessati e lasciargli sistemare un autografo in calcio al contratto che vale la fusione, una vera svolta per la Vallata. Le tre strutture utilizzate per gare di campionato e allenamento sono attualmente quelle di Talamello, Secchiano e Nuova Fetta. A Nuova Fetta, oltre alla prima squadra, gioca, a seconda del caso, la Juniores, anche se principalmente quest'anno le partite vengono svolte al comunale di Secchiano, dove tra l'altro si allena anche la formazione giovanile degli allievi, mentre le formazioni dei giovanissimi, esattamente quelle inerenti all'annata 2002 e all'annata 2003, giocano le gare casalinghe e si allenano a Talamello. Piccoli amici e esordienti pulcini si dividono tra Talamello e Nuova Fetta. Gli allenatori: mentre per la Juniore è stata avanzata la scommessa Mauro Comandini lo scorso anno sulla panchina del Santa Catafetta ad allenare la formazione allievi, troviamo il duo composto da Filippo Mainardi e Federico Rossini, mentre le formazioni giovanissime 2002-2003 sono allenate rispettivamente da Nicola Satalino e Vincenzo Zuccolalà. Luigi Campana si occupa dei pulcini 2007, Jacopo Flenghi dei pulcini del 2008. Piccoli amici affidati a Paolo Gori e Gabriele Raffaelli, mentre gli esordienti affidati a Fernando Fraboni e Matteo Sebastiani. Attualmente sono 9 le formazioni che compongono il settore giovanile per un totale di 200 iscritti. Dato importantissimo, senza dimenticare che parecchi juniores quest'anno sono stati già gettati in campo e hanno presenziato in panchina tra le file della prima squadra. Il Nuova Fetta attualmente vanta numerosissimi dirigenti che seguono assieme alle famiglie e ai giocatori i propri figli. Tra l'altro, non a caso, la tifoseria gialloblu è tra le più nutrite in questa serie per la gioia della cassa avversaria. Al di là del bilancio agonistico, è importante sottolineare la filosofia che da sempre contraddistingue il settore giovanile gialloblu. L'uomo viene prima del campione. La formazione scolastica e il rispetto dei valori fondamentali in campo e nella vita sono i capisaldi del club. L'obiettivo finale è quello di poter far sognare ogni ragazzo lanciandolo nell'avventura della prima squadra, perché quel pallone, preso in certi versi, può girare da destra verso sinistra, in avanti, indietro, orizzontale, verticale, ma comunque l'importante è non fermarsi mai. E non ci fermeremo mai nemmeno più noi, perché continueremo anche nell'anno nuovo con le nuove puntate di Calcio di Rigore. Prima di salutarci, Veronica, permettimi un saluto in particolar modo al nostro Matteo Zampini, che è già pronto sulla nostra pagina Facebook a postare tutti i servizi appena andati in onda su Calcio di Rigore. Grazie Matteo di cuore, so che ci segui da Verona addirittura e stai facendo un grandissimo lavoro. Un ringraziamento a tutta la nostra redazione, anche ad Alessandro Bugli, a Luca e i ragazzi che si occupano dei servizi inerenti a San Pietro in Vincoli e al Russi Calcio. In più, in particolar modo, un saluto a Paolo Arcangeli e a Elisa Drudi, che sono i nostri operatori storici. Siamo in chiusura, io volevo farti fare un saluto, intanto hai visto il servizio inerente a tutte le formazioni del settore giovanile, sono 9, un in bocca al lupo anche al presidente Thomas Grazia, perché è nuovo in questa avventura calcistica e meglio di te non lo può sapere nessuno come va il calcio. Il calcio quest'anno sta andando così, siamo messi più o meno come il Gabice, quindi ripeterei le solite cose. Abbiamo avuto anche la sfortuna, come ripeto, che non ci assiste, fra quelli che creiamo noi i danni e fra quelli che sono infortunistici. Fra l'altro sono andato stasera a salutare Gabriele Amantini, che sono all'ospedale, hanno fatto stamattina il menisco T2, quindi mi faccio un buon guarigione a breve, auguri di Natale, quindi altrettanto li faccio tutta la società, al nostro presidente, in bocca al lupo. Adesso speriamo che in questo mese di tranquillità cominciamo a ragionare, a cercare di riprendere il cammino
sotto un altro profilo e con un pochino più di tranquillità. E noi te lo auguriamo. Il gioco l'abbiamo, le squadre sono bravi, ieri hanno dimostrato, l'hanno dimostrato anche su tutti i campi che siamo andati, purtroppo, come ripeto, il calcio non va così. È una ruota che gira, è una ruota che gira. Va bene, siamo in chiusura, ringraziamo. Auguri, voglio fare anche tutti i tifosi. Auguri. Assolutamente, allora, sì. Ti ringraziamo Peppo di essere stato qui tra noi questa sera, grazie ancora. Grazie a voi. Salutiamo il centrocampista, grazie. Alessio Balducci, grazie Alessio. Grazie. E il centrocampista barra difensore Lorenzo Costa. Grazie, buonasera. Grazie a Veronica Lisotti. Grazie a te Daniele, ovviamente grazie a tutti voi. Ricordiamo che l'appuntamento con Calcio di Rigore è per il 16 gennaio, lunedì 16 gennaio. Buone feste ovviamente da parte di tutti noi e vi lasciamo con Sportanti. E un saluto anche al nostro Giacomo Alpini. Ciao!